Allora, a questo punto continuiamo con la dimensionalizzazione. Quindi guardiamo l'equazione di conservazione lungo della quantità di moto lungo x. Tirando su una lavagna va a finire dietro al telo, però voi ce l'avete sul vostro quaderno, quindi controllate sul vostro quaderno. Allora, primo termine, la scrivo qui, rho. Allora, u de u su de x, l'abbiamo scritto lì, è u infinito al quadrato su l, u star, de u star, su de x star. Posso mettere in evidenza u infinito 4 su l, perché compare anche sul secondo termine, quindi qui avremo più v star, de u star, su de x star, uguale a del p su dx è rho u infinito al quadrato su l del p star su dx star più mu. Allora, la derivata seconda è u infinito su l quadro, quindi mu u infinito su l quadro, derivata seconda di u star su dx star più la derivata seconda di v star di u star, sempre non di star, u star su dy star. Questa equazione qui non è ancora a dimensionale, no? Perché le dimensioni dei singoli termini sono andate a finire qui, quindi u star di u star su dx star è a dimensionale, però tutto questo termine ha la dimensione di una densità con una velocità al quadrato diviso una dimensione, una lunghezza, cioè, voglio dire. Quindi divido tutto per rho infinito quadro su L, quindi questo scompare, avrò un U infinito che compare qua, una rho, un L al numeratore che fa scomparire questo quadrato, e riconoscerete questo termine, rho U infinito L su mu, è un raggruppamento dimensionale che già conoscete, che si chiama numero di Reynolds. Ok? Quindi la forma adimensionale dell'equazione di conservazione della quantità di moto, la riscriviamo qua, è u star de u star su de x star più v star de u star su de y star uguale a meno de v star su de x star più 1 su Reynolds, derivata seconda di u star su dx star più derivata seconda di v star dai di u star su dx star. Qui ho dimenticato il quadrato, è venuto come un flash che non avevo messo. Allora, componente del y di y dx star su dx star più di star su de y star uguale a meno di star su de y star più 1 su Reynolds, derivata seconda di star su de x star più derivata seconda di star su de y star. Ok, queste sono le equazioni. Tempo mi prendo tutti gli stati. Quindi quando voi. Ora, sulla slide lì sulla sinistra ci sono le equazioni già adimensionalizzate. Il procedimento per l'equazione di conservazione dell'energia è perfettamente analogo, ok, a quello che abbiamo utilizzato per l'equazione di conservazione della quantità di moto, e si arriva a questa forma adimensionale dove davanti al termine diffusivo c'è uno su Reynolds per Prandtl. Ora è una cosa che potete fare anche da soli, non è visto il procedimento, credo che sarete perfettamente in grado, volendo, di ricavare l'equazione adimensionalizzata di conservazione dell'energia. Noi quindi la scriviamo qua direttamente senza fare tutti i passaggi, così ce l'abbiamo a disposizione.
Benissimo. Ed ecco l'equazione adimensionalizzata. L'equazione di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia. Io vi avevo già detto, no, nell'esercitazione che state facendo sul condotto, avevo già detto che in effetti davanti al termine diffusivo c'era uno su Reynolds, quindi per risolvere il problema dimensionale, come già state facendo, se confrontate queste due equazioni qui è sufficiente porre ρ pari a 1 e mu pari a 1 su Reynolds nel caso di conservazione della quantità di moto. Quindi ecco, adesso avete visto effettivamente da dove arriva quell'equazione. Bene, siamo però solo all'inizio della nostra trattazione sul flusso di un fluido sulla strapiana. Abbiamo detto che per il momento ci concentriamo solamente sulla parte fluidodinamica, quindi diciamo così sulle perdite di carico. Allora, in base al discorso che abbiamo fatto poco fa, abbiamo detto che se vogliamo determinare le perdite di carico, in qualche modo dobbiamo essere in grado di determinare il profilo di velocità all'interno dello strato limite. Nella nostra trattazione, che poi è basata sull'approccio di Prandtl, degli ordini di grandezza, dell'analisi degli ordini di grandezza, ci limitiamo alla zona del flusso laminare, cioè una distanza dal bordo di attacco inferiore ad x critico. Ora che abbiamo però visto qual è la forma delle equazioni di conservazione adimensionalizzate, abbiamo visto che è apparso, diciamo così, il numero di Reynolds, che voi già conoscete e va bene, l'avete utilizzato negli esercizi di fisica tecnica eccetera, ma in effetti abbiamo parlato finora della zona di regime di moto laminare e della zona di strato limite turbolento. Il parametro che ci permette di stabilire se siamo nell'una o nell'altra zona è appunto il numero di Reynolds. Questo perché fisicamente il numero di Reynolds rappresenta un rapporto tra le forze di inerzia e le forze viscose. Quindi, innanzitutto possiamo dimostrare che il numero di Reynolds rappresenta il rapporto tra le forze di inerzia e le forze viscose, perché le forze di inerzia rappresentano la variazione di quantità di moto dell'elemento fluido dovuta all'accelerazione convettiva di fatto, no? Quindi il termine di inerzia è del tipo ρQ dU su dx, questo è il termine che rappresenta le forze di inerzia nella nostra equazione di conservazione della quantità di moto. Ricordate che ognuno dei termini dell'equazione di conservazione della quantità di moto, se andate a vedere dimensionalmente, è una forza per unità di volume. Quindi questa è una forza di unità di volume ed è una forza di inerzia. Per contro, gli effetti viscosi entrano in gioco nel termine diffusivo del tipo mu derivata seconda di u su dx quadro, giusto? Quindi questo termine è rappresentativo delle forze di inerzia e questo delle forze viscose, e avete contezza di questo fatto dal momento che noi abbiamo ricavato l'equazione di conservazione della quantità di moto riscrivendo la legge forza uguale massa per accelerazione per la particella fluida. Quindi abbiamo fatto tutta la trattazione, quindi avete sicuramente contezza del fatto che questi due termini rappresentano forze di inerzia e forze viscose. Ora, dal punto di vista dell'ordine di grandezza, immaginando di avere un flusso a velocità U infinito su una lastra di dimensione L, l'ordine di grandezza di questo termine è uguale a rho U infinito per U infinito su L. Questo è l'ordine di grandezza di questo primo termine. Mentre l'ordine di grandezza del termine rappresentativo delle forze viscose è pari a mu
Q infinito Q L quadro, semplificando il tutto, viene fuori che tutto è rho Q infinito per L su mu, a dimostrazione del fatto che appunto il numero di Reynolds è, rappresenta il rapporto tra l'ordine di grandezza delle forze di inerzia e l'ordine di grandezza delle forze viscose. Questo che cosa significa? Significa che quando il numero di Reynolds è basso, le forze viscose sono grandi rispetto alle forze di inerzia, e lì dove le forze viscose prevalgono sulle forze di inerzia, il moto è ordinato. Ok? Al contrario, quando le forze viscose sono piccole rispetto alle forze di inerzia, evidentemente si instaurano le oscillazioni e i rimescolamenti tipici del regime di moto turbolento, e quindi per Reynolds elevati ci troveremo nella zona caratterizzata da uno strato limite turbolento. Ora, nel caso di lastra piana, il valore del numero di Reynolds critico, cioè al di sopra del quale si ritiene che lo strato limite sia turbolento, è 2 per 10 alla 5 circa. Al di sotto di questi valori siamo ancora nella zona di strato limite laminare. Queste sono tutte cose che avete già visto nei corsi precedenti, quindi le ripetiamo in maniera molto veloce. Però sulla base di queste considerazioni diciamo che nell'analisi che adesso ci apprestiamo a fare limitiamo il nostro interesse alla zona di strato limite laminare, quindi fluido incomprimibile, stazionario, con proprietà termofisiche costanti ed uniforme e regime di moto laminare. Con tutte queste premesse l'analisi degli ordini di grandezza di Prandtl ha permesso di osservare quanto segue. L'ordine di grandezza di x star, che è di fatto x su L, sarà circa 1. Cioè la x avrà lo stesso ordine di grandezza dell'estensione del problema, evidentemente. In direzione x il problema, se lo vogliamo dire in modo diverso, si estende di L, va bene? Qual è però la dimensione del problema in direzione y? Quindi qual è l'ordine di grandezza di y star? Allora, facciamo qui lo schemino dello strato limite. Stiamo analizzando una lastra di dimensione L più minore della lunghezza critica, quindi siamo nella zona dello strato limite laminare. Ad una certa x la situazione sarà questa. E questo è lo spessore dello strato limite. Ora, se in direzione x il problema si estende di L, in direzione y oltre delta il flusso è indisturbato, quindi la dimensione del problema in direzione y è quella dello strato limite. Okay? Quindi l'ordine di grandezza di y star sarà pari a delta star, in realtà, che è lo spessore dello strato limite diviso la dimensione caratteristica del problema, e che evidentemente è molto minore di 1. Quindi questo significa che se vado a vedere l'ordine di grandezza di du star su dx star, questo sarà dato dall'ordine di grandezza, dal rapporto tra l'ordine di grandezza di u star e l'ordine di grandezza di x star. Abbiamo già visto che l'ordine di grandezza di x star è circa 1, l'ordine di grandezza di u star pure lui è 1, perché la componente u della velocità avrà lo stesso ordine di grandezza di u infinito. Quindi questo termine avrà un ordine di grandezza circa unitario. Bene, allora a questo punto guardiamo l'equazione di conservazione della massa
dello star su dx star più dv star su dy star uguale 1 è uguale 1, uguale 0. Abbiamo visto che l'ordine di grandezza di questo termine qui è circa 1 e secondo l'analisi degli ordini di grandezza noi sappiamo che i termini predominanti dell'equazione presenteranno lo stesso ordine di grandezza, quindi questo significa che se sono stato in grado di dire che questo termine ha ordine di grandezza unitario, allora anche questo termine avrà ordine di grandezza unitario. Ma l'ordine di grandezza di questo termine è dato dal rapporto tra l'ordine di grandezza di y di v star e l'ordine di grandezza di y star, giusto? Siccome l'ordine di grandezza di y star, abbiamo detto che delta star, cioè delta su L, molto minore di 1, questo che cosa significa? Che affinché l'ordine di grandezza dell'intero termine sia unitario, allora l'ordine di grandezza di B star sarà pure lui pari a circa delta star, molto minore di 1. E 1 invece è circa l'ordine di grandezza di U star. In altri termini, dall'equazione di conservazione della quantità di moto ricavo che l'ordine di grandezza della componente B della velocità all'interno dello strato limite è molto minore dell'ordine di grandezza della componente U della velocità all'interno dello strato limite. Ricordate sempre, questa analisi la stiamo facendo all'interno dello strato limite. Quindi nello strato limite laminare la componente B della velocità sarà piccola, molto piccola rispetto alla componente U. Ok? Questa è la prima osservazione. Avete domande su questa cosa qui? Ci siete? Avete capito? Ora andiamo a vedere l'equazione di conservazione della quantità di moto lungo x. Allora, vediamo i vari termini. Abbiamo detto che questo termine qui, du su dx star, avrà ordine di grandezza circa unitario. Come pure u star ha ordine di grandezza circa unitario. Questo significa che i termini principali di questa equazione presenteranno tutti un ordine di grandezza circa unitario. Giusto? Bene, vediamo se è vero. Guardiamo questo secondo termine. U star circa unitario. Y star ha come ordine di grandezza delta star. E V star, l'abbiamo visto poco fa, pure lui è delta star. In effetti abbiamo delta star per 1 su delta star. Quindi anche questo termine avrà ordine di grandezza circa unitario. Chiaramente del P su dx ordine di grandezza unitario, e allora questo significa che tutto questo termine qua, cioè mu per derivata seconda di u su dx quadro più derivata seconda di u su dy, pure lui tutto questo termine dovrà avere ordine di grandezza circa unitario, giusto? Ma se andiamo a guardare nel dettaglio questi due termini, osserveremo che questo qui, derivata seconda di u su dx star, ha ordine di grandezza unitario, e va bene. Ma il secondo termine qui ha un ordine di grandezza che è 1 al numeratore e delta star al quadrato al denominatore. Quindi è circa 1 su delta star al quadrato.
che è molto maggiore di 1. Qui ho messo un mosso, scusate, è 1 su Ren, ok? Che è molto maggiore di 1, giusto? E allora che vuol dire? Vuol dire che siccome sto facendo una somma di due termini, l'ordine di grandezza della somma sarà pari all'ordine di grandezza del termine più grande, chiaramente. Quindi tutto il termine tra parentesi tonde avrà un ordine di grandezza che è sostanzialmente 1 su delta star al quadrato, molto più grande di 1. Per ritornare ad avere un ordine di grandezza unitario, vuol dire che 1 su Reynolds per, dovrà avere, scusatemi, un ordine di grandezza che sarà pari a circa delta star al quadrato. In questo modo il prodotto mi restituirà ordine di grandezza unitario, giusto? Ma questa cosa implica che delta star, che vi ricordo è lo spessore dello strato limite diviso la dimensione caratteristica del problema, praticamente ha un ordine di grandezza che è pari a 1 sulla radice di Reynolds. Questa informazione è un'informazione molto importante perché vi dice innanzitutto evidentemente che il numero di Reynolds vi dà un'informazione sull'ordine di grandezza dello spessore dello strato limite. Evidentemente maggiore sarà il numero di Reynolds, minore sarà lo spessore dello strato limite. Un numero di Reynolds più elevato si ottiene quando la velocità è maggiore, evidentemente, ma non solo. Quando la densità del fluido è minore, è maggiore, quando il numero di Reynolds cresce, lo spessore dello strato limite diminuisce. Mi è venuto in dubbio, cosa vi ho detto? Se cresce ho detto al contrario prima. Quando il numero di Reynolds cresce, lo spessore dello strato limite diminuisce. Quando il numero di Reynolds per crescere velocità maggiore, densità del fluido maggiore o viscosità minore, quindi gli effetti viscosi evidentemente diminuiscono e lo spessore dello strato limite diminuisce. Se prendo un fluido a parità di velocità, di dimensione del problema eccetera, molto più viscoso, è chiaro che il numero di Reynolds aumenta. Il numero di Reynolds diminuisce e quindi lo spessore dello strato limite aumenta, perché evidentemente è intuitivo che se il fluido è molto più viscoso l'effetto dello strato limite penetrerà insieme al fluido a una distanza y maggiore rispetto al caso del fluido meno viscoso. Bene, ora se andiamo a vedere invece l'equazione di conservazione della quantità di moto lungo y, star del b star su dx star più b star su dx star più b star del b star su dy star uguale a meno del b star su dy star più 1 su Reynolds derivata seconda di b star su dx star più derivata seconda di b star su dy star. Da questa equazione possiamo osservare che l'ordine di grandezza dei termini dell'equazione non è unitario, ma è 1 per delta star diviso 1, vedete? Quindi questo è 1, questo abbiamo detto prima che circa delta star è questo, è 1. Quindi questa equazione qui avrà come termini, come ordine di grandezza dei vari termini, il valore di delta star che è molto minore di 1, ok? Quindi tutti questi termini saranno molto minori di 1 come ordine di grandezza, compreso questo. Allora significa che l'ordine di grandezza di del P su dy
sarà molto minore dell'ordine di grandezza di dt star su dx star. Quindi significa che P sostanzialmente dipende solo da x e non da y. Nella pratica questo che cosa significa? Significa che all'interno dello strato limite, se io mi metto ad una certa x e mi sposto lungo y, quindi mi allontano dalla lastra, avendo con me un sensore di pressione, non rileverò variazioni di pressione. Se continuo a spostarmi, arriverò nella zona del flusso indisturbato, a patto di essere sempre sulla stessa x, continuerò ancora a non osservare variazioni di pressione. Allora che significa? Significa che o misuro la pressione a parità di x nella zona indisturbata o la misuro nello strato limite, è la stessa cosa. In effetti la pressione è impressa nello strato limite dal moto a potenziale, perché appunto non varia lungo y, ma varia solamente lungo x. Questo mi permette di dire che, cancelliamo questa equazione qui sotto, che se mi metto nella zona di moto a potenziale, avrò ρ, la velocità sarà u infinito per d, derivata totale questa volta, d u infinito su dx, perché siamo al di fuori dello strato limite, è uguale a meno dp su dx. Poi il termine diffusivo non c'è, perché siamo al di fuori dello strato limite, quindi gli effetti viscosi non ci sono, giusto? Allora questo significa che integrando entrambi i membri otterrò rho infinito al quadrato mezzo più p uguale costante, e questa è l'equazione di Bernoulli, giusto? Allora che cosa significa questo? Significa che io, se voglio trovare le variazioni di pressione lungo x all'interno dello strato limite, non devo andare a risolvere l'equazione di conservazione della quantità di moto, cioè un'equazione differenziale e derivata parziale, ma mi è sufficiente risolvere l'equazione di Bernoulli, e attraverso questa relazione di fatto posso trovare il dp su dx, e poi la variazione di pressione è impressa nello strato limite dal moto a potenziale. Quindi questo dp su dx lo posso andare a sostituire qua dentro, quindi questa non è più una derivata parziale, ma è una derivata totale, perché p dipende solo da x. Però vi faccio notare che nel caso di lastra piana molto sottile e ovviamente di problema che è indefinito in direzione y, chiaramente il moto a potenziale non subirà alcun rallentamento a causa della presenza della lastra piana. Quindi vuol dire che questo termine è 0 e quindi pure dp su dx, e allora questo qui scompare, giusto? Devo ripetere? Sì, per favore, tutti i passaggi. Sì. Allora, le due persone che ancora scrivono, aspetto 10 secondi, poi ripeto. Allora, ripeto, avete capito che l'equazione di conservazione della quantità di moto lungo y ha tutti i termini con ordine di grandezza delta star molto minore di 1? Sì? Bene. Questo significa che anche dp su dy sarà, come ordine di grandezza, molto minore a dp su dx, perché il primo è delta star, il secondo è 1. Ok? Bene. Quindi vuol dire che la pressione varia solo con x e non con y, perché la sua derivata rispetto a y praticamente è trascurabile. Se varia solo con x, vuol dire che una volta che ho scelto una x, se mi sposto in direzione y non osserverò variazioni di pressione.
quindi vi ho detto prima, immaginando di poter misurare la pressione muovendoci lungo y ad una fissata x, la pressione che misuro qua nello strato limite e la pressione che misuro qua al di fuori sono qua, giusto? Bene, questo significa che la pressione nello strato limite è impressa dal moto a potenziale, e allora non è necessario andare a valutare la variazione di pressione nello strato limite, che a questo punto è una dp su dx derivata totale e non parziale, perché p dipende solo da x. Non è necessario valutare questo dp su dx risolvendo chissà che equazione differenziale, no, perché basta che vado al di fuori dello strato limite, dove la situazione si semplifica molto, infatti il termine diffusivo scompare, ottenendo di fatto l'equazione di Bernoulli, e al di fuori dello strato limite, con questa relazione, posso valutare il dp su dx, che evidentemente dipende dalla variazione di velocità da un infinito nella zona del moto potenziale. Ma nel caso di lastra piana, in realtà non si hanno variazioni della velocità del moto a potenziale lungo x, giusto? Questo significa che allora non ci saranno nemmeno variazioni di pressione lungo x. Quindi, in altri termini, dp su dx è pari a 0 e quindi si può togliere da questa equazione qua. Va bene? Bene, allora a questo punto possiamo iniziare a riassumere. Vogliamo descrivere il campo di velocità all'interno dello strato limite? Ovviamente sarà un campo di velocità bidimensionale, va bene? Quindi ci serve l'equazione di conservazione della massa, va bene, l'abbiamo vista, l'abbiamo scritta, eccetera. Per quanto riguarda, ovviamente, ripeto, stiamo considerando per adesso il caso isotermo, quindi non stiamo considerando lo scambio di energia termica, solo la parte fluidodinamica. Chiaramente, quando vado a guardare l'equazione di conservazione della quantità di moto, ho visto che lungo y l'ordine di grandezza è molto minore, per cui quell'equazione lì non la proprio risolvo. Risolvo solo l'equazione di conservazione della quantità di moto lungo x, dove però non c'è termine di pressione, per quanto abbiamo appena detto, e dove questo termine qua pure lui è molto più piccolo di questo, e quindi lo posso togliere. Allora, qual è il set di equazioni che descrive il campo di velocità nello strato limite? È questo. In forma dimensionalizzata, du star su dx star più dv star su dy star uguale a 0, e poi u star du star su dx star più v star dv star su dy star uguale a 1 su Reynolds derivata seconda di u star su dy star. In forma dimensionale, ovviamente, sono du su dx più dv su dx uguale a 0 e udu su dx più vdu su dy uguale ni derivata seconda di u su dy quadro. Queste sono le equazioni del campo di velocità all'interno dello strato limite, e come vedete sono molto più semplici rispetto alle equazioni del moto complete. E vi faccio notare anche un'altra cosa: nel caso che voi state studiando numericamente, cioè il flusso nel condotto, lo vedremo nelle prossime lezioni, il profilo di velocità con il quale confrontate viene fuori da un approccio di questo tipo. Quello che state trovando voi invece viene fuori dalla risoluzione numerica delle equazioni complete con tutti i termini, capite? Quindi quello che stiamo dicendo è che se risolvo queste equazioni molto più semplici o quelle complete, dovrei ottenere la stessa soluzione dal momento che i termini che non sto risolvendo pesano poco, sono trascurabili. Questo è l'approccio, capite? Quanto tempo abbiamo? Ah, non abbiamo tutto.
Allora a questo punto domani vedremo come si possono risolvere queste equazioni e come si può ottenere il profilo di velocità. Va bene? Domande? Va bene, allora ci vediamo domani mattina.